Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, buongiorno da Max Matte, scommesse matematiche. Allora, eccoci qua, benissimo. Cominciamo a rivedere un software che a voi è piaciuto tantissimo, però era stato fatto in OpenOffice, LibreOffice, però effettivamente non era stato mai creato in Excel, è stato rafforzato sotto tutti i punti di vista, rielaborato sotto tutti i punti di vista. Ed è diventato un must fondamentalmente, cioè l'anti-martingala inversamente proporzionale. Oggi qui anche a Tenerife fa un po' freschetto, sta arrivata una piccola tormenta nei giorni passati e ci abbiamo ancora qualche postumo, così dici, no? Però insomma, dovrebbe questa settimana finire tutto e tornare il sole tipico delle Canarie. Ok, detto ciò, chi conosce già l'antimartingala inversamente proporzionale, che è stata creata dal sottoscritto, perché io avevo detto che l'antimartingala e la martingala è estremamente pericolosa, se andiamo a vedere, no? Ed è fortemente ludopatica, direi. Quindi creare un qualcosa su una base allorché valida, ma che poi in realtà nel tempo si è verificato negli anni assolutamente fallace, l'obiettivo era quello di creare su questa base intelligente qualcosa di concreto e utile per la community. E quindi nasce l'anti-martingala inversamente proporzionale. Perché la martingala non funzionava? La martingala sapete bene che segue un concetto molto particolare, che c'è quello comunque di seguire in base a uno stake una rivalutazione degli investimenti in base a poi quello che sono gli esiti stessi di quello che, scusate, vedete, di quello che accade. Il buon Max oggi non è neanche in forma eccellente, stanotte è un po' di febbretta, quindi insomma lo sto proprio bene. Vabbè, andiamo avanti. E in questo caso era da creare una situazione tale, e adesso andrete a vedere, talmente furba, dove gli investimenti in percentuale varieranno in base agli eventi per come vengono definiti, ovvero se le cose vanno bene, dopo 4 step, ci sarà in quest'area un qualcosa che ci dice cosa fare in quest'area, cioè la percentuale di investimento sulla cassa iniziale che abbiamo messo a disposizione per l'artimartingala. Quindi è cosa veramente fatta bene. Non solo, c'è un secondo foglio con uno storico a 30 blocchi, addirittura, come potete vedere, a 30 blocchi, dove metterete tutte, a livello di storicità, tutti i vostri eventi. Ogni storico, perdon, è composto da 10 blocchi, quindi avete comunque la possibilità di fare 300 blocchi. Calcolando che ogni blocco è composto da 4 step, avete la possibilità di fare 1200 investimenti. Dopodiché ricreate nuovamente un file, lo chiamerete anti-martingala inversamente proporzionale 2 e proseguite con un altro. Quindi hai voglia a campare, è infinito, non c'è bisogno di aspettare aggiornamenti di bot o cose strane, ce l'avete ed è funzionante. Ora andiamo a vedere come rifunziona per chi non avesse visto il vecchio video dell'anti-martingala, anche perché noterete che chi aveva l'anti-martingala precedente lavorava su 5 step, adesso lavoriamo su 4 step, ma c'è un motivo matematico. Facciamo un esempio, il solito esempio banale: io metto una cassa iniziale di, non so, di 250 euro, questa mi rimarrà storica, questo è il mio start. Io ho dedicato 250 euro di cassa sull'anti-martingala inversamente proporzionale. Ci siamo? Ora, essendo il primo nostro esito in assoluto di questo nuovo progetto, noi qui non faremo altro che reinserire ovviamente le 250 euro. Noterete che qui rimane tutto bloccato, lo step risulta passivo, l'unica cosa che si è attivata, che cosa? È uno stake in percentuale, ovvero noi dobbiamo decidere quale sia la percentuale di investimento della nostra cassa iniziale. Io ho messo un 3%, ma poteva essere un 2, potrebbe essere addirittura un 20, che è una cavolata. Ma partiamo da un 3%, ok? Che è una cosa corretta, equa, che ci permette anche nel lungo periodo di poterla gestire in maniera idonea. Allora, cosa facciamo noi? Se noi abbiamo una cassa di 250 euro, lui ci dice giustamente che l'investimento in percentuale, che probabilmente sarà con la virgola, e fa un arrotondamento in eccesso o in difetto, sarà di 8 euro. Quindi noi gli confermiamo in quest'area 8
8 euro di investimento su un match, su una quota, su una qualcosa che andiamo a fare, ok? Facciamo un esempio: io voglio investire su un pareggio di una partita che è pagata a 3,10. Metterò qui 3,10. Ora notate una cosa: io, nel momento che inserisco sia la puntata di conferma che mi dirige lui, ok? Sia il coefficiente che trovo, mi appare uno step attivo, cioè mi avverte che sto in quella posizione. Ok, facciamo un esempio: 3,10. Vedete, step attivo, ma non succede nient'altro. Mi dice solo in quest'area che la mia cassa è di 250 euro, chiaramente, e attendo notizie. Ora, facciamo come al solito l'evento positivo e poi negativo. È uscito un pareggio, quindi noi siamo andati a vincere la nostra giocata, ok? Andremo qua e metteremo vinta. Nel momento che mettiamo vinta, lui ci avverte che il primo step ci ha creato un attivo di 16,80 euro netto, netto pulite, che ci riporta in quest'area di rendiconto. Quindi già ci dice che la nuova cassa al momento è di 266,80. Noterete che qui il trend rimane stabile, cioè lui, finché non arriviamo alla fine del quarto step, del quarto evento, non ci dirà cosa fare, se aumentare o mantenere o diminuire sui prossimi quattro step la percentuale di investimento, ok? Ce lo dice lui, quindi dobbiamo seguire a menadito quello che ci dice lui, chiaramente. Ora passiamo alla fase 2. In questo caso ci riconferma in questo caso un investimento da 8 euro. Benissimo, noi metteremo le nostre 8 euro e troveremo una nuova un altro X, ok? Pagato a 3,60, la squadra in casa era abbastanza favorita, però io sto facendo un caso positivo adesso, tanto per, eh? Ok, è vinta. Benissimo, siamo con la nuova cassa. In questo caso, in questo step specifico, abbiamo incassato 20,80 euro. Ovviamente lui mi sta creando una storicità di rendiconto. La cassa totale al momento è di 287,60. La cassa di partenza più gli utili ottenuti nei primi due step. Noterete subito che cosa, per questo ho forzato un po' la mano con i coefficienti. In questo momento lui ci dice che non dobbiamo più puntare le 8 euro, perdon, sulla cassa che abbiamo, ma dobbiamo puntare 9, perché la cassa variabile che si è creata si sta alzando. Chiaramente, quindi il 3% di una cassa variabile fa sì che a un certo punto l'investimento che facciamo potrebbe aumentare di una unità, potrebbe aumentare di due unità, potrebbe calare di una unità o due unità, ok? In questo caso, dato il trend positivo che stiamo ottenendo, ci avverte che noi dobbiamo investire 9 euro. Investiamo 9 euro su un altro pareggio pagato a 3. Le cose vanno male, quindi mettiamo persa. La prima cosa che fa, ci dirà che abbiamo perso 9 euro, ce lo riporta qua, alle quali va quindi a creare una detrazione sul rendiconto e ci riporta 278,60, che comunque al momento è superiore alla cassa iniziale di questo blocco. Benissimo. Ora, cosa ci dice lui al quarto? Dobbiamo attivare lo step passivo del quarto step, quindi inseriremo sia la conferma puntata, tanto più il coefficiente, ci ha riportato, noterete, a 8 euro. Benissimo, mettiamo 8 euro, troviamo un altro match, sempre un pareggio, tanto per giocarci sopra, 3,20, lo prendiamo, vinta. Guardate un po', qui è cambiato. Lo faccio notare una cosa, così lo vedete. Ritorniamo su attendo, vedete, lui mette in attesa, chiudiamo i quattro step e ci dice cosa fare. Vinta. Chiaramente ci somma le 17,60 del netto del quarto step e ci avverte di avere un trend dell'investimento in percentuale a ribasso sui prossimi quattro step, cioè ci sta dicendo che questo da 3 deve passare a 2, ok? I prossimi quattro step avranno un investimento in percentuale del 2% sulla cassa ottenuta. Ora perché? Perché, siccome è matematicamente provato che nel lungo periodo le cose avranno un trend in un certo periodo positive, ma avranno anche un trend in un certo periodo negative, breve o lungo che possa essere. Sapendo che in questo caso il nostro trend è stato oltretutto estremamente positivo, perché abbiamo avuto una rivalutazione di 46 ore e 20, ah scusa, sì, 46 ore e 20 in questo caso, chiaramente ci avverte che è molto più probabile che a breve ci sia comunque ovviamente un trend di negatività. E lui furbescamente, ragionando sul concetto di antimartingala inversamente proporzionale sugli eventi,
ci abbassa l'investimento in percentuale. Andiamo a vedere. Adesso noi abbiamo ottenuto una cassa di esito finale di questi 4 step, quindi di un primo blocco, di 296,20, che andiamo a riportare qua dentro. 296,20, eccolo qua, abbiamo inserito 296,20. Questo è uno storico. Cosa dovremo fare quindi? Andare qui, prima facciamo un bel reset, chiaramente resettiamo tutto. Ci ha detto di portare questo a 2 e ci ha detto che la cassa attuale adesso è di 296,20. Cosa notate? Notate immediatamente una cosa, è aumentata la cassa di molto, ma in questo caso non ci fa più lavorare su un investimento di 8 o 9 euro, ma ci ha portato a 6 euro, cioè ci crea un meccanismo di tutela nel medio e lungo periodo. Adesso le cose, dopo un trend positivo, avremo un trend negativo, ne prenderemo una su 4 e vediamo cosa ci dice. Ok, confermiamo la puntata, 6 euro, troveremo il nostro coefficiente. Io sto andando avanti con i pareggi, ok, ho fatto una scelta, proseguo in quell'area a 3,25. Le cose sono andate male, dicevamo, mi mette subito meno 6, quindi abbiamo una nuova cassa di 2,90, mi conferma in un secondo step di reinvestire 6 euro. Investiamo 6 euro, ho trovato un pareggio a 2,90, è andato male pure questo, persa. Mi continua a mettere meno 6, meno 6. Facciamo che qui abbiamo fatto bene all'incontrario di prima, ad esempio qui mettiamo quindi le nostre 6 euro, abbiamo preso un pareggio a 2,90 sempre. Questa è andata bene, vinta. Benissimo. E adesso andiamo a vedere l'ultimo evento, cioè quello che ci interessa, ovvero la nuova perdita. Adesso vedete, noi abbiamo con un unico, con i pareggi chiaramente, con un evento su due ripreso fondamentalmente un po' la cassa iniziale di questo secondo blocco. Facciamo che le cose siano riandate male, mi richiede le 6 euro. Andiamo qui, mettiamo che abbiamo tra l'altro sbagliamo, come dicevamo. Oh, cosa è successo? È successo quello che vi ho detto prima. In questo caso si è creato un trend negativo. Perché negativo? Lui si è accorto che nel secondo blocco, quindi questo qua che stiamo lavorando adesso, c'era una partenza di 296,20 che era nata ovviamente dal lavoro del primo blocco, ma in questo caso questo secondo blocco ci ha causato una perdita rispetto al blocco precedente, eccola qua, 289,60. Noi avevamo 296,20, quindi abbiamo perso meno di 6 euro, chiaramente 6 euro e qualcosa, insomma 6 euro sì, e spicci. E per lui quindi c'è stata una perdita chiaramente sul trend, e infatti ne abbiamo sbagliate 3 su 4. Ora, se avessimo mantenuto la tecnica basica della martingala o di altre tipologie di investimento, più che altro avremmo mantenuto questa percentuale del 3% antecedente, che non può essere così. Ecco dov'è la fallacità. Non esiste che noi le prendiamo tutte o le sbagliamo tutte, esiste chiaramente un trend storico per la quale ci sono periodi positivi e periodi negativi. Se abbiamo creato ad esempio un periodo positivo inizialmente, dobbiamo capire che se non subito, prima o poi ci sarà un periodo negativo, chiaro no? In questo caso il periodo negativo c'è stato, è un esempio, ma la nostra perdita è minimale rispetto al blocco precedente. Prima, se vi ricordate bene, nel blocco 1 non ne avevamo prese 3 e ne avevamo sbagliata una. In questo caso ne abbiamo presa una e ne abbiamo sbagliate 3, ma rispetto alla cassa iniziale, in questo caso ad esempio, noi comunque abbiamo e manteniamo comunque un forte attivo, anche se abbiamo avuto un trend negativo. Noterete che infatti adesso lui cosa ci dice? Il prossimo blocco, i prossimi 4 step, vorrei cortesemente che mi rialzi la percentuale, me la riporti su. Quindi noi la riportiamo su, subito, ce lo ricordiamo. Andiamo qui ad inserire ovviamente la nostra nuova cassa, 289,60. La andiamo a inserire anche qui, 289,60. Facciamo il nostro reset. E chiaramente mi ritorna in attesa il trend, perché vuole sapere i nuovi 4 eventi. Ora
ci richiede il 3%. Io qui inserirò, dicevamo, scusate, 289,60, eccolo qua, e mi richiede 9 euro. Ok? Perché abbiamo vissuto un periodo positivo. Non vuol dire che adesso abbiamo un periodo non vuol dire che adesso abbiamo un periodo positivo, potremmo averlo ancora negativo. Sapete cosa accade se dovessimo avere ancora un periodo negativo? Che molto probabilmente al blocco ancora successivo mi dirà di portarmi al 4%. Perché? Perché sa che prima o poi ci sarà un periodo positivo. Nel momento che si verifica però il periodo positivo, la percentuale di investimento sale di una unità, di una unità, di un'unità, e permette automaticamente, con 3 prese su 4, di recuperare la fase negativa. È un bilanciamento, ecco perché è un anti-martingala inversamente proporzionale. Ora, una volta che siamo arrivati qui al decimo blocco, uno può dire, mo se siamo fermati? No. Prendiamo tutti e 10 i blocchi, in questo caso. In che modo? Noi avremmo segnato qua, adesso facciamo un esempio, qui era 2,95, poi siamo andati a 310, 312, poi qui siamo tornati a 2,96, poi a 2,84, poi al 2,98, mi sto sbrigando, tanto per 310, 325 e 301. Abbiamo chiuso con 301 euro, facciamo un esempio. Ora che facciamo? Guardate quello che faccio, è molto semplice. Clicco sul primo, ok? Trascino col mouse. Ora o col pulsante destro faccio copia, oppure spingo CTRL C, come piace fare a me, CTRL C. Guardate un po', l'avete visto anche sulle lezioni che vi ho fatto. Significa copia quello che ho preso in questo caso. Vado sul foglio 2, clicco sulla prima cella e faccio CTRL V e mi riporta automaticamente il mio storico. Eccolo qua. Ok, io adesso ho il mio storico che è arrivato a 301 euro, non me lo toglie nessuno. 301 euro. Torno qui, mi dirà di portarmi a, che ne sembra, al 4%, adesso non lo so, facciamo un esempio, perché l'ultima avevamo avuto una perdita. Faccio il mio reset, ok, qui metterò 301 euro e questi li vado a ripulire a questo punto velocemente, 0000, sono 10 passaggi, guardate, ta 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 ta, fine. Avrei potuto mettere un reset qua sotto, un reset specifico per lo storico, ma se Dio non vuole, involontariamente col mouse invece cliccate sopra, vi perdete tutto lo storico. Quindi ho detto, sai che c'è, per 5 secondi questa cosa la fate a mano, perché è tanto carino la macro qui, la macro lì, le finestrelle, quello che volete, però è un Excel. Se fate un errore del genere e non ve ne accorgete e poi fate salva, vi siete persi tutto lo storico. Quindi no, in questo caso ve lo fate a mano, ci ho messo 5 secondi, 0 invio, 0 invio, 0 invio e lo ripulite. Oltretutto, siccome comunque ha parecchi dati anche in quest'area il nostro Excel, mettere troppe macro rallenta enormemente, che cosa? La lettura dell'Excel stesso, non sul mio computer che è di ultima generazione, però ci sono tanti computer che oggettivamente, essendo un po' vecchiotti, che leggono comunque l'Excel perfettamente. Mettergli troppi dati, 15, 20, 25 mega di calcoli o di macro, crea problemi. A volte in alto vi è mai capitato di vedere la scritta, Excel non risponde, è per quello. La quantità di dati può creare questo problema, soprattutto su computer non altamente performanti. Quindi cosa accade? Noi possiamo andare avanti così per tutto l'anno, chiaramente, perché lo vedete da voi. Non faccio altro che riprendere quindi la mia ultima, il mio ultimo esito, quindi diciamo il 301, come ho fatto, lo investo qua e adesso mi dice di investire il 12%. Perché questo? Nel tempo, no, 12%, le 12 euro, perdon. Perché questo? Perché nel tempo si creerà un'economia, chiaramente, dovuta al fatto che lui abbasserà, nel momento che le cose vanno bene, abbasserà la percentuale di investimento, sapendo che prima o poi ci sarà un periodo negativo. Avendo abbassato la percentuale di investimento, voi perderete poco. Continuerete a perdere poco, lui comincerà ad aumentare le percentuali di investimento nei vari blocchi, quando andrete in positivo chiaramente recupererete tutto, andrete attivo. È molto semplice poi anche a livello di logica matematica, se ci pensate.
ed è il motivo per cui ho dovuto creare tanti storici nel secondo foglio, perché so che questo è un sistema che comunque, giocando su eventi singoli, vi porterà avanti nel tempo. Questo non vuol dire che qui non potete inserire il 7.0, perché voi potreste pure fare una combo, un sistema, lo inserite come evento singolo comunque, no? Chiaramente, anche se fate una combo o un sistema un po' più complicato, però la combo, voi mettete il pareggio di uno, il pareggio di un altro, l'1-2 di un altro, esce il 7.0 di coefficiente, e vabbè, va bene, se l'avete presa, bene, la multipla, ecco, no, non è la combo, la multipla. Se avete pesato la multipla, vai. Se l'avete pesato la multipla, vabbè, non è un problema. Avete perso 12 euro e andiamo avanti. Chiaramente, partiamo dal presupposto che più il coefficiente che andate, su cui andate a lavorare è alto, e più è difficile che andate in chiusura. Però è anche vero che molto probabilmente coefficienti molto alti, se ne prendete anche 6.0 o 5.0, basta in realtà prenderne una su 4, automaticamente voi andate in attivo, quindi dovete anche ragionare in questo modo. Un consiglio che vi do è di non divagare sulla tipologia delle scommesse, cioè nel senso che io adesso ho fatto un esempio su, appunto, sul fattore X intorno al 3, 2,90, 3,20, 3,60, 2,85, quello che volete voi, e ho proseguito in una certa maniera. Cercate di farlo anche voi. Poteste fare anche un half time, uno 0,5 half time, che si trova a 1,20, 1,30, sapendo che avete un 70-80% di presa, ok? E quando capiterà l'evento negativo, ove quindi avrete un ribasso rispetto alla cassa iniziale, non vi preoccupate, perché comunque lui comincerà ad alzare la percentuale successiva, in modo tale che appena avrete 3 o 4 eventi positivi, che è abbastanza probabile, ovviamente andate in recupero, perché avendo aumentato la percentuale sulla cassa andate in recupero. È semplicissimo. Quindi non è, qui in questo caso non c'è una limitazione, come spesso dico io: questo va bene se almeno avete un coefficiente dell'1.8, del 2.0, del 3.5. No, liberty. Consiglio che vi do solamente questo: mantenete un trend. Cioè, un trend in che senso? Mantenete una tipologia di investimento, di scommessa, ok? Allora, questo è l'antimartingale inversamente proporzionale, è strafunzionante, ragazzi. Ogni 4 step vi crea giustamente un nuovo trend, in modo tale che vi tutela assolutamente sugli investimenti fatti, passati e futuri, e qui avete il vostro bellissimo storico, spero più economicamente, col tempo sempre più elevato, su cui potrete comunque almeno per un anno andare avanti. Poi ribadisco, finite i 30 blocchi, il file ce l'avete, lo scaricate, lo chiamate Antimartingala 2, lo rinominate, così ci avete il primo, e poi ci avete il secondo, il terzo, il quarto, cioè ve lo portate avanti per 10 anni, per 100 anni, insomma, per quanto vi pare a voi, fino a che vi divertite a fare scommesse, chiaramente. Ok ragazzi, io vi auguro una buonissima giornata. Purtroppo, avete visto, insomma, anche Max ogni tanto c'ha un piccolo calo fisico. Sta andando tutto bene, stiamo per raggiungere 1000 iscritti su YouTube. Da quando faccio questo video ne mancavano 11, stavamo a 989, quindi ci siamo finalmente. Festeggeremo su Telegram. Iscrivetevi a Telegram, iscrivetevi chiaramente a YouTube, campanellina, così quando arrivano i video YouTube vi avverte. Se avete piacere ovviamente di seguire tutte le novità di questo fantastico gruppo, ringrazio come al solito l'amministrazione che è di grande supporto per il sottoscritto, che fa un lavoro encomiabile, e andiamo avanti così, sapendo che stiamo creando, molti di voi già lo sanno, qualcosa di importante sul web, ma i tempi sono lunghi. Quando fai qualcosa di importante i tempi si allungano, ragazzi, però lo stiamo facendo, lo stiamo facendo. Un saluto a tutti, un abbraccio a tutti, vi voglio bene.